È un racconto, un omaggio al territorio di Caltavuturo. Ho preso spunto proprio dalla Fiale Aurea e quindi i miei personaggi, quindi queste api, queste ghiande, questi decori floreali, questi cerchi che vanno ad ornare la parete di 25 metri, sono proprio un rimando e una reinterpretazione in chiave contemporanea del ritrovamento che ha reso noto questo paese, diciamo che ha dato lustro a questo paese già bellissimo perché è fatto di persone veramente splendide. La scelta della fiale non è casuale. Durante le mie ricerche ho avuto modo di confrontarmi su esperti del territorio che mi hanno raccontato di questo ritrovamento, perché cercavo qualcosa che andasse a raccontare come una sorta di ricamo, perché comunque ho l'idea di utilizzare il bianco è proprio perché volevo che fosse anche un ricamo e un rimando all'arte femminile, che è una cosa che mi preme molto, perché comunque il ricamo è la prima forma di comunicazione e anche di scrittura femminile. Quindi volevo che fosse in un certo senso entrambe le cose. Il ritrovamento, quindi la restituzione dall'America all'Italia, nello specifico a Caltavuturo, ha caratterizzato quindi questo paese e racconta la resilienza del luogo e anche la volontà di riappropriarsi delle proprie origini, ed è in un certo senso quello che voglio raccontare nel mio lavoro. Questo racconto un po' fiabesco, un po' surreale, è popolato di apette, di fiorellini, di ghiande che creano un contorno a questo paesaggio spettacolare. Quindi le api e le ghiande vanno a raccontare un po' il ritrovamento, come questi decori che erano le incisioni presenti già sulla fiale, che vanno ad interpretare e ad essere riadattati alla superficie. Le api, le ghiande, perché questa simbologia in Sicilia? Le api, come ben risaputo, sono simbolo di abbondanza, di fertilità insieme alle ghiande, ma soprattutto il miele era il cibo degli dèi. Quindi diciamo che erano una simbologia di prosperità e di buon augurio, come spesso avviene in passato per questa tipologia di simbologie, e in un certo senso questa terra è ricca di sapori, di gusto, di tradizione, e credo che la fiale sia proprio la testimonianza che questo è sempre stato e penso che sempre sarà.